Unipol Sai Assicurazioni. Assicop Romagna Futura. Il tuo agente Unipol Sai sui territori di Forlì Cesena, Ravenna Rimini e Repubblica di San Marino. Ti aspettiamo nei 50 punti di consulenza e servizio per offrirti prodotti assicurativi e bancari su misura. Cerca il punto di consulenza più vicino a te su www.assicop.it/romagnafutura. Ti aspettiamo! Dalla passione per la frutta di Natura Nuova, tanti gustosi prodotti ottenuti solo da frutta fresca selezionata e biologica che conserva inalterate tutte le sue proprietà nutritive. Solo frutta senza conservanti né zuccheri aggiunti e tutta la freschezza, la genuinità e il sapore della vera frutta racchiusi in comode monoporzioni da portare sempre con te. Frullà, 100% frutta frullata nella pratica confezione richiudibile. Soluzione ideale per avere la merenda sempre con te. Natura Nuova Bio, solo polpa di frutta biologica ottenuta nel pieno rispetto della natura. In due parole, Natura Nuova, il nuovo piacere della frutta, pratica e gustosa per tutti, in ogni momento della giornata, a colazione, merenda o in ufficio. Bellissimo, davvero favoloso per la prima tappa ufficiale delle promesse di Romagna a Bubano. Vogliamo ricordare che è in atto il Palio del Torione, è una festa che durerà fino a domenica sera, cioè sarà per tutti i gusti. Ci saranno tante bellissime animazioni per i bambini, soprattutto domenica pomeriggio, tutta da vivere, tutta da divertirsi. Ci saranno i burattini a Bubano, ragazzi, se vi piacciono. Però intanto questa sera noi diciamo evviva le promesse di Romagna! Siamo a Bubano, una nuova tappa. Intanto partiamo vedendo che è tutto recintato. I bambini sono qui in un'oasi protetta, poi vedremo come andrà. Sì, è la prima volta che siamo qui, in realtà siamo venuti l'anno scorso come in prova, perché noi abbiamo questa regola che se una società sportiva vuol proporre una gara nuova delle promesse di Romagna, prima deve fare un po' di rodaggio facendo una gara sperimentale, poi dopo l'anno successivo, se le cose sono andate bene, proponiamo la gara effettiva. Qui di buono c'è il fatto che siamo chiusi praticamente, quindi ho visto ci sono i volontari dei carabinieri che hanno proprio bloccato il traffico, quindi insomma tutto quello che serve per cercare di lasciare i nostri ragazzi nella massima tranquillità. Il podismo ha una forza incredibile, se riusciamo a sfruttarlo, perché abbiamo i numeri, abbiamo le persone, abbiamo delle brave persone, credo che non ci sia, lo dico senza enfasi, nessun altro sport che ha un livello di correttezza e di amicizia fra di noi, poi qualche cosa c'è, diverso rispetto a tanti altri sport. E fare delle cose per questi ragazzi come questa sera sicuramente il segno lo lascia, in questo caso un segno positivo, ci auguriamo per lo sviluppo futuro. Abbiamo detto regole, le regole quando ci sono vengono rispettate, mi dicono che insomma ci sono state delle regole applicate in maniera molto pesante, giustamente dico io, ma non me ne vogliono gli amici che sono stati penalizzati, ma le regole sono fatte per essere rispettate. Io esco da una trasmissione che si chiama Pedala Sicuro, che dice che le regole del codice della strada, che siano utenti deboli o utenti in macchina, devono essere rispettate, e credo che ci siano anche delle regole nelle gare podistiche, vero? Certamente. Nardo? Io so che si viene a correre per la nostra salute, veniamo perché ci piace. Questo è un bel messaggio. Ma però bisogna anche rispettare gli altri e farci rispettare. Più che altro queste manifestazioni sono per creare gente nuova, gente che ha voglia di fare qualcosa. Io sono qui con altri 4-5 che ci giudici WISP che proviamo di fare rispettare un po' tutto, e sembra che qualcosa si stia muovendo nel verso giusto. Beh, il messaggio e la comunicazione, diceva il prefetto dottor Roberto Sgalla, che è stato il papà del codice della strada, mi diceva: guardi,
battere la goccia che cade, continua a cadere, messaggi corti, brevi ma ripetitivi anche, sono quelli che insomma prima o poi sfondano, e quindi io applico questa regola da sempre. Certamente, perché è una cosa basilare che tutti devono fare quello che si sentono e devono fare il minimo indispensabile per rispettare tutti. Quando un genitore affida il suo figlio, il suo bambino, il suo ragazzo a una società, a un gruppo organizzatore, è una cosa positiva. Noi abbiamo fatto alcune cose, Nardo qui come giudice, anche qui un po' di formalismo, però abbiamo un modulo che lo facciamo firmare al medico, al responsabile dell'ambulanza, al responsabile dei giudici in questo caso e al responsabile organizzativo. E questa è garanzia che queste persone, quindi questi soggetti che sono deputati, per primo alla sicurezza di chi corre e di chi è anche qui attorno, ma anche per garantire la regolarità dell'evento, secondo me è un ulteriore messaggio che noi diamo ai genitori, perché testimoniamo che le cose le facciamo fatte bene, cerchiamo di farle fatte bene, ecco. E quindi già queste cose qui sono piccoli segnali, però il risultato c'è, ecco, perché i genitori sono tutti contenti. Come dico sempre, se i bambini ridono e scherzano, non piangono, risultato raggiunto. Assolutamente, poi tutti vengono premiati alla stessa maniera, questo rende ancora più bella la manifestazione. Certamente, perché vedono che sono tutti alla pari, fino a una certa età dei 12-13 anni non c'è la vera competizione in loro è trovarsi, gareggiare e ridere sul risultato che hanno avuto. È cambiato il mondo del podismo nel tempo, Nardo? Ma è cambiato. Si corre sempre per la salute o si corre per il premio? Allora, abbiamo due categorie, c'è chi corre per la salute e chi corre per la sportina. Quelli che corrono per la sportina io non li vedo molto bene, dal mio punto di vista. Io vedo bene... Intanto... corre per passione e che vuole stare in mezzo al gruppo. Però chi non può più correre e magari viene per il premio di partecipazione, poi si fa anche una passeggiata, non corre ma passeggia. Io sono uno di quelli che purtroppo... Allora che tu corri per la sportina. Sì, no, io vengo... Ecco, distinguiamo bene, correre per la sportina c'è... Ma perché a me questa parola mi dà un po' fastidio, lo sanno. Che ho anche combattuto delle guerre non indifferenti, sono ancora nella mia posizione, nonostante ci siano dei grandi capi che mi hanno detto tu non dovevi dire così, ma insomma... Io non corro, io vengo, mi danno una sportina che io non la chiedo neanche, ma però io vengo perché mi piace l'ambiente e mi piace stare in mezzo... Muoversi, socializzare. Muovermi. Ovviamente facciamo anche delle gare competitive con un sano agonismo, e lì è lì in questo caso che noi diciamo scherzosamente la sportina per dire che sei andato a premio, ecco. Ma quello che dico io, nel nostro mondo ci prendiamo in giro, però sempre con molta ironia, e lo dico proprio, pochissimi casi in cui sei andato oltre, in cui sei passato con le offese eccetera. Fratellanza. Cioè, io sono più di 40 anni che corro, lo dico sempre, avevo visto un paio di episodi di cattiveria, quindi vuol dire che è una cosa minimissima, cioè ridotta al minimo, perché due episodi su tot, ecco, quindi continuiamo con questo ambiente. Allora, andiamo dai nostri piccoli grandi esempi, andiamo da loro. Andiamo a fare un sondaggio se ci sono delle vacanze in atto. Andiamo se a sentire. Quello che hanno, se hanno delle idee da proporci, che noi ascoltiamo. Andiamo a ascoltare le idee per il prossimo anno, andiamo a sentire i bambini. Grazie Nardo e grazie Raffaele. Ciao, come ti chiami? Serena. Ma sei sicura? Sì. Ma sei quella Serena di anno scorso che ho visto le vespe? Sì. Senti, ma vogliamo ricordare Serena che domenica ci sarà di nuovo il raduno, l'11° raduno delle vespe, scooter, lambrette, poi ci mettiamo anche le auto d'epoca? Sì. Ma tu ci sei, Sere? Sì. Tu che invece come ti chiami? Emily. Ciao Emily, e sei amica di Serena? Sì. Quindi sei anche mia amica? Sì. Ok. E la scuola è finita? No. No, la scuolina non è terminata ancora per voi? Mancano due giorni. Ti sei divertita quest'anno a scuola? Hai imparato delle cose importanti? Sì. Cosa? A fare i disegni. I disegni. E tu, Sera, invece cosa hai imparato a scuola? I disegni. Davvero? Ma siete tutti di Mordano voi? No. Bubano. 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 Allora diciamo... Imola! Non si prende il microfono così, guarda me, sono io che faccio la domanda, tu rispondi per favore. Allora diciamo tutti assieme evviva le promesse di Romagna a Bubano, va bene? Al mio 3, 1, 2, 3. Evviva le promesse di Bubano.
Allora, c'è un mio amico che vuole rifare l'intervista, perché ha detto che prima ha urlato nel microfono, io gli ho detto che non si fa così, mi è venuto a chiedere scusa e adesso vuole rifarlo, vero Nicolò? Bravo, come ti chiami? Nicolò. E sei di? Imola. Di Imola. E ti piace correre a te, Nicolò? Sì. Senti, Nicolò, tu quanti anni hai? 8. 8. Vuoi salutare qualcuno a casa, i nonni, la mamma? Dai. Tutta la famiglia. Tutta la famiglia, dammi un 5. Grazie Nicolò, bellissimo esempio di educazione che ci viene sempre dai bambini. Marinella Marangoni, una delle responsabili di questo meraviglioso Palio del Torrione, di cui siamo già ospiti questa sera, ma in veste, diciamo, un po' più con pantaloncino e maglietta, perché correvano i podisti, ma soprattutto i mini podisti. Però cogliamo l'occasione, visto che andiamo in onda proprio nei giorni del Palio, di ricordare un ricchissimo programma. Ma sì, in effetti la festa termina con gli eventi del sabato e della domenica, dove il sabato, il pomeriggio, c'è la rievocazione storica, quindi l'accampamento. Quest'anno abbiamo un nuovo gruppo e quindi ci sarà proprio anche la possibilità di vedere la vita dell'accampamento. Cucineranno, prepareranno loro i cibi, sarà una cosa interessante. Poi vabbè, la sfilata, la disputa del palio, lo spettacolo. Abbiamo di nuovo Materia Viva, che ciclicamente è di nuovo sulla nostra piazza, la invitiamo. Spettacolo meraviglioso. Sì, perché sono molto, sono suggestivi, sono poetici, hanno tutta una loro grazia particolare. Domenica mattina ci sarà il raduno di Vespe, Lambrette, Fiat 500, ma anche auto storiche, che ci vedrà anche noi coinvolti, come nel Palio del Torrione del sabato sera. Ci sarà questo bel raduno di auto e moto, e poi insomma una domenica veramente speciale per i più piccini, vero, nel pomeriggio? Sì, perché nel pomeriggio alle 4 riprenderà proprio un angolo dedicato a loro, con i giochi di un tempo. Di nuovo nell'accampamento ci sarà un gioco interattivo, proprio chiamato così, che è la Via del Cavaliere, quindi una serie di percorsi a ostacoli, e alla fine verrà proclamato il cavaliere con tanto di attestato e di spada. E poi i burattini alle 6:30 nel parco della scuola materna, e in contemporanea anche una rassegna per gli adulti musicale, quindi nella chiesa parrocchiale ci sarà un concerto della Pivente Sac con i tamburi, e poi il paese sarà comunque animato da un altro gruppo che si chiama Le Tre Cipolle, con musica molto coinvolgente e suggestiva. Tenga sonomici un po' dislocati in tutti i punti del paese, perché funzioneranno tutte e tre sin da venerdì, quindi l'angolo della Ficcattola, poi c'è lo stand centrale, quello dove tutti si raccolgono, ma ce n'è uno in particolare che io vorrei sottolineare, che è l'Osteria della Signora. L'Osteria appunto ha cercato di privilegiare i sapori un po' particolari, speziati, agrodolci, tipici proprio del Rinascimento, dove c'era questo abbinamento di sapori diversi, un po' per anche valorizzare l'opulenza, il benessere, la ricchezza. Quindi è molto facile trovare zucchero con il piccante, e insomma una cosa particolare da vivere. Insomma, invitiamo tutti al Palio del Torrione a Bubano. Esatto, siete tutti, chi vuol venire, ben accolto. È comunque un paese, costumi medievali? Sì, costumi medievali, ma ha come caratteristica un paese molto accogliente. Penso che la gente sia cordiale e piace stare in compagnia. Marco Morara, l'organizzatore delle Promesse di Romagna qui a Bubano. Finalmente sono riuscita a tornare un po' a casa anche qui a Bubano con le nostre grandi e piccole promesse. Complimenti, perché oggi veramente, nonostante il caldo, il fine settimana, il primo weekend utile per quanto riguarda un po' così le famiglie per andare al mare, gli esodi delle prime così scampagnate verso il mare, vacanze, beh, hai fatto un numero record, Morara. Quanti? 97. Complimenti. Diciamo che ho cercato di seminare molto bene l'anno scorso, anche se ero rimasto un po' deluso, però quest'anno sono stato ricompensato. Era solo una prova quella di l'anno scorso. Quest'anno, su invito, sono venute ovviamente tutte le promesse delle tappe delle Promesse di Romagna, ed erano veramente tanti. Bellissime le premiazioni, molto ben premiato, ma soprattutto un percorso e un medico favolosi. Certo, ho cercato di migliorarmi, nonostante tutto ancora qualche cosa da limare, perché mi è già stato detto
proverò di migliorarmi ancora. Ringrazio tanto i miei collaboratori, anche tutta quanta la festa e diciamo gli sponsor che hanno fatto esclusivamente per i giovani, giovanissimi, per le scuole e tutto quanto, che sono stati tanti. Anche le scuole elementari hanno partecipato. Scuole elementari e anche materne proprio, quindi perché ho fatto diciamo una sfida un po' fra di loro. Vi aspettano tutti qui al Palio del Torrione di Bubano fino a domenica 16 giugno. Esatto. Nicola Tassinari, neosindaco di Mordano, qui oggi siamo nella frazione di Bubano che sta organizzando quello che è un Palio del Torrione, che va a ricercare un po' le origini di quella che è l'antica Bubano, una zona veramente speciale che festeggia in questa maniera un palio dedicato al torrione che ancora esiste qui a Bubano. Sì, assolutamente sì, tra l'altro il Torrione è uno di quegli interventi di riqualificazione del territorio che il precedente sindaco Stefano Golini ha voluto fortemente porre in essere proprio per riscoprire un pochino le origini della nostra comunità e quindi questo palio è valorizzato ancora di più da un Torrione che adesso è visitabile per tutti i cittadini. Questo è un comune relativamente piccolo, meno di 5.000 abitanti, ma le energie sono tante, sia imprenditoriali che di volontariato. Questo qui oggi è un esempio e che credo che per quanto ci riguarda come amministrazione dobbiamo cercare nel limite del possibile di sostenere, perché ci aiuta a essere comunità, a essere solidali tra noi stessi, a conoscerci, e questo è sicuramente un elemento di grande positività di questo palio. Oggi qui con le promesse di Romagna nel tardo pomeriggio abbiamo visto dei grandi esempi di fair play, anche solidarietà da parte dei bambini più piccoli. Lei pensi che nell'intervista qualche bimbo bubanese era stato un attimino sgarbato anche nel parlare al microfono, il quale poi si è pentito più tardi, è venuto a ricercarmi per chiedermi se poteva rifare l'intervista perché voleva andare in onda ma in maniera corretta. I bambini sono delle spugne e anche i grandi credo che possano imparare tanto dai bambini che abbiamo visto anche quest'oggi qui a Bubano. Guarda, hai assolutamente ragione, io nel primo mandato in Consiglio Comunale avevo la delega al Consiglio Comunale dei ragazzi, ho avuto modo di dire anche in campagna elettorale che da quell'esperienza ho imparato molto più io da loro che non loro da me, quindi assolutamente, poi in questo mandato vorremmo impegnarci tanto per parlare con i ragazzi, fare un progetto per loro, con loro, e quindi assolutamente, sono un'energia che non possiamo perdere, che anzi dobbiamo coltivare per il futuro della nostra comunità. Dicevi tanti ringraziamenti da fare a tutti i volontari che sono operativi in tutte queste sere qui a Bubano, che sono stati operativi anche alla Sagra dell'Agricoltura, perché il sindaco è il sindaco di tutti. È ovunque, certo, allora non è soltanto il sindaco di Mordano, di Bubano, non è soltanto il sindaco della Sagra o del Palio, ma è il sindaco di tutti i cittadini. L'abbiamo detto oggi alla termine del primo consiglio comunale, la campagna elettorale è finita, ora si amministra, contano le idee, conta la voglia di esserci, noi siamo qua per questo. Ecco, proprio oggi si è insediato il primo consiglio comunale. Allora, gli assessori chi sono, sindaco? Dunque, il vice sindaco è Federico Squassabbia di Bubano, della Chiavica. Poi abbiamo Elisa Conti, che è un assessore non consigliere. Anna Castellari, un altro assessore non consigliere. E Luigi Galignani, assessore consigliere. Quindi buon lavoro. Grazie mille. Ci rivediamo il prossimo anno, sempre al Palio del Torrione, sindaco. Non mancherò.